Simone, oggi studieremo insieme la celebre mazurka variata, anche chiamata la miglia vacca. Bene, è una mazurka, trovate il brano per intero registrato sul canale, vi consiglio prima di ascoltarlo. Di questo brano, insomma, ci saranno quattro versioni, partendo da quella didattica, che farò ascoltare ora, e poi man mano, insomma, andremo sempre più, insomma, sulle versioni più difficili, chiaro? Per arrivare a quella proprio che è registrata, diciamo, sul canale. Bene, la versione didattica è questa, lentamente e, insomma, senza abbellimenti, così. Questa versione didattica, conviene iniziare da questa che è quella più semplice. Quindi per questa parte A vi consiglio di ripetere la scala di Re maggiore, anche gli arpeggi di Re maggiore. E quindi iniziamo sul primo movimento, il 3 sul Fa diesis, il 2 in levare, poi il 3 sul Fa diesis, il 4, poi il 5, 3 Fa diesis, il pollice sul La va sotto, il 2 sul Re, il 3 sul Fa diesis, il 4 sul La e il 5 sul Do diesis e il 4 capiterà sul Si. Va bene, ci fermiamo qua con questa praticamente prima parte e passiamo subito ora praticamente allo studio di questa parte, va bene? Ed è così. Ve la mostro subito, insomma. Col metronomo questa parte a 70. 1, 2, 3. Fa mi fa. Do diesis, mi raccomando, staccato l'ultimo. E la parte è questa, ripetetela per ore e ore, va bene? Dopo aver fatto questo andiamo avanti con la parte successiva. La parte successiva, che insomma faccio ascoltare ora lentamente, è questa qui. Siamo col terzo dito sul Si, poi 4, lo studiamo insieme, insomma, 3 sul Si, 4 Do diesis, 5, pollice, 1, 2, 3, pollice sul Mi, giro con 4 sul Re, 3, Do diesis, poi 2, 1, giro col 4 sul Sol e poi ripeterà la stessa cosa col metronomo che non ce la note. 1, 2, 3, Si, Do diesis, Re, Sol, La, Si, Mi, Re, Do diesis, Si, Fa, Sol. E il rigo è questo, il secondo rigo. Ripetetelo per ore e ore, magari giorni, settimane, memorizzatelo, collegate i due righi. Questo rigo non è altro che uguale al primo rigo, quindi potete collegare tutti e tre i righi. Vediamo solo il rigo conclusivo. Nella parte solo finale, vedete qui, ci sta solo un cambiamento di dita, di giatura. Dopo il 4 effettuiamo un cambio col pollice sul Si, quindi questo. Vado col pollice, poi vado avanti, quindi rigo successivo, siamo già col pollice sul Si, quindi Do diesis, il 2, 3, il 5 tasto nero Fa diesis, poi 3, pollice sul La, giro con 4 sul Sol, 3 Fa diesis, il 2, pollice, pollice, va bene? E con il metronomo vi annuncio le note, 1, 2, 3, Si, Do diesis, Re, Fa diesis, Re, La, pausa, il rigo è questo, ripetetelo per ore e ore, va bene? Questo qui, memorizzate la linea melodica che è fondamentale. Fatto questo, collegate i quattro righi e lentamente ora mettiamo i bassi, va bene? I bassi, prepariamo i bassi in Re e così, quindi. Ora iniziano i bassi. Ora i bassi in Mi minore. Bassi in La settima, ora in Re, come l'inizio, bassi in Mi minore, i bassi in Re, in La settima, in Re,
Va bene, e ci siamo. All'inizio, volendo, possiamo anche effettuare un cambio su questa nota che vi mostro ora, così ci troviamo già col terzo su Si. Effettuando un cambio qua col terzo dito, ci troveremo già col terzo su Si. La parte questa, dopo che è trascorso magari qualche settimana o mese, che l'avete memorizzata, possiamo andare avanti a vedere. Ora, questa è la partitura didattica, la prima versione che è questa. Già ci avviciniamo un po' più alla parte, ve la faccio ascoltare lentamente e poi passeremo allo studio. La parte è questa, eh. La parte è questa, passiamo subito allo studio. Iniziamo dall'inizio, possiamo mettere questa doppia sciacquatura. Il 3 siamo su fa diesis, sol, fa diesis, questo. Poi andiamo avanti. Quindi come la parte precedente, va bene? Questa doppia sciacquatura, fa sol fa, molto stretta, va bene? Quindi fatelo per ore e ore, questo. Paravam. E qua inizia tutto un discorso di terzine. Come l'andremo insomma a studiare? Su un arpeggio di re maggiore, quindi ci soffermeremo sulla prima nota di ogni tre note, va bene? Anche se, non pensando alla ritmica, dopo applicheremo la ritmica. Cerchiamo di capire prima le note, dopo aver eseguito questo. Facciamo il 5 sul La, il pollice sul La grave, il 2 sul Re, il 3 sul Fa diesis, quindi questo. E lo memorizzate per mezz'ora. Poi cambio, metto il pollice sul Re, il 2 va sul Fa diesis e il 3 sul La. Poi, dopo aver memorizzato questo per una decina di minuti, faccio questo, aggiungo 2, sempre sul Fa diesis rimane fermo, il 3 sul La e il 5 sul Re. Mi fermo sul Re, ora cambio il pollice sul La, il 2 va sul Re, il 3 sul Fa diesis. Quindi mi fermo sulla prima nota in battere. Il pollice c'è un cambio, il pollice sul Re, il 2 sul Fa diesis, il 3 sul La. Ora vado avanti, ora il 2 sul Fa diesis, 3 sul La, il 5 sul Do diesis. Chiaro? Quindi molto lentamente, facendo tutta la scala, vi faccio ascoltare che ne esce, sempre fermandomi sulla prima nota. Studiatelo prima così, dopo vediamo di farlo a terzina, altrimenti diventa difficile ricordare le note, anche se sono sempre le stesse che si ripetono, diciamo all'ottava diversa, all'altezza diversa. Però diventa complicato, vi soffermate sulla prima nota, tam, para, pa, sempre in battere, ta, la prima di ogni tre vi fermate, quindi tam, ta, 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 poi pa, 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 sempre così andando avanti, memorizzandole però, chiaro? Dopo che avete fatto, insomma, tornate sul video e ascoltatelo 1000 volte. Bene, dopo che l'avete memorizzato, insomma, invece di soffermarvi sulla prima nota, fate le terzine come scritto, quindi sarà così, dal 5 sul La, il pollice sul La, quindi na, anche lentamente, ma tutti uguali, Napoli, Napoli, tutto uguale, chiaro? Dopo giorni così lenta, eh? Dopo che l'avete memorizzata benissimo, potete mettere un metronomo magari a 65, ogni pulsazione, Napoli, anche più lenta, 60, eh? 1, 2, 3, quindi. Semplice, ma non è insomma un brano impegnativo, quindi qua dovete perderci veramente, non perderci, insomma investire moltissimo tempo su questa scala, memorizzandola per bene tutti i passaggi, soprattutto, va bene? Dopo che avete fatto questo per giorni, settimane, mesi, andiamo avanti. Rigo successivo, diciamo che avete memorizzato, bentornati, siamo col terzo dito, dopo magari aver effettuato un cambio sul quarto dito come abbiamo fatto prima. Dopo il 4 mettiamo il 3 e scrivo cambio, quindi ci torneremo col terzo su Si, e questo faremo questo, quindi Si, tutte terzine, 3 su Si, Do diesis, Re, 3, 4, 5, poi 4, 3, 2, il 4, tasto nero, il pollice, quindi questo,
Ora il 3 sul Sol c'è un cambio. 3, 4, 5. Sempre terzina, poi 4, 3, 2, tasto nero. Il pollice. Il 2 va sul Mi, qui 2, 3, tasto nero, 4. Poi 3, tasto nero, 2, 1. Giro col 3 sul 3, tasto nero, insomma, Do diesis. E ora facciamola semplice, facciamo solo 2, 1. Poi 2 sul Mi. E 2 sul Si. Va bene? E col metronomo è questo. Magari a 60, sì. 1, 2, 3. Si, Do, Re, Do, Si, La, Sol. Sol, Re, Si, La, Sol, Fa, Mi. Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, Do, Si, Do, Mi, Fa, Fa. Va bene? E la parte che è questa. Attenzione ai diesis, alle alterazioni. Io vi ho detto prima, insomma, tasto nero per indicare effettivamente, proprio fisicamente, il tasto è nero, che poi è un diesis, insomma, quello che sia, insomma, un'alterazione. No? Poi vedremo. C'è il trattino sopra. Ecco qua, dopo qualche settimana, bentornati. Collegate due righe, questo rigo è uguale al rigo di sopra, non cambia nulla. La stessa cosa, vediamo solo il rigo conclusivo di questa parte, va bene? Anche alla fine di questo rigo possiamo fare un cambio col terzo dito e così ci troviamo già pronti, va bene così? E qua facciamo questo, il rigo successivo, il 3 siamo sul Si, 2 sulla diesis, il pollice cambia, va sul Si, 2 sul Do diesis, 3, 4, poi il 5 sul Fa diesis acuto, il 2 lo allarghiamo sul La, il 5 sul Re, il 2 sul Fa, sono staccate queste, pa, pippo, pensate, pippo, il 3 siamo già sul La, il pollice sul Re, e qua la scala, metto il terzo dito praticamente sul Si, se avete fatto la scala nessun problema, da Si fino al Re grave, quindi a quartine però, potete pronunciare questo, tavolino, 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 Re, Re, quindi tavolino, tavolino, ogni quattro note, quindi il battere, tavolino, 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 Re, Re. Questo rigo col metronomo a 60, 1, 2, 3, Si, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, La, Re, Fa, La, Re, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, Re, Re, Do, Mi, Re, Re, e un movimento di pausa alla fine, quindi qua attenzione che qua sono praticamente a duine, qua a quartine, va bene? Fatto questo per ore e ore, collegate questi quattro righi, dopo che le avete studiate, insomma, mettete i bassi, mettiamo i bassi, com'è questa parte, così lentamente, i bassi andranno ora, ogni tre note un basso, quindi ogni volta che pronunciamo Napoli, i bassi in Re, bassi in Mi minore, l'ultima nota staccata, c'è il puntino sopra, ho messo, poi i bassi in La settima, i bassi in Re, e poi riprendo come l'inizio, bassi sempre in Re, bassi in Mi minore, bassi in Re, ora bassi in La settima e ci siamo. Il rigo è questo, ripetetelo per ore e ore. Qua abbiamo messo i bassi senza gli stop. Ora vedremo qualche piccola accortezza applicando proprio questi, magari questi stop. Volendo, nella scala mettete sulla prima quartina questo stop e poi questo stop e poi facendo questo praticamente senza mettere basso accordo accordo. I bassi in La settima. Va bene? Quindi è sul Si e su questo La lentamente. Basso accordo alla fine e concludiamo. E la parte è questa, ripetetela tantissimo. Dopo che avete memorizzato questa, andiamo ancora avanti con la parte un po' più impegnativa e poi quella proprio difficilissima, va bene? Con moltissimi abbellimenti. Quindi, già partendo dall'inizio, vabbè, la prima parte va bene, volendo alla fine possiamo mettere questo accordo. E qua, ora andando avanti, le prime i due abbellimenti all'inizio abbiamo già messi poco fa. Il secondo rigo abbiamo una doppia acciaccatura qua, facendo 3, 1, 3, sì, sì, sì.
fa uguale so 313. Qua mi 313 o 2, anzi 212. Qua attenzione, facciamo una terzina qua, invece di fare facciamo 2 3 2 poi il pollice, quindi si do diesis si e poi la. Stesso movimento lo andiamo a fare sul mi, quindi mi fa diesis mi e pollice sul re, e qua uguale, quindi lo stesso movimento che si sposta solo, quindi sempre col terzo dito sul tasto nero, e quindi viene questo. Vi è chiaro questo? E qua anche ci siamo, insomma, come abbellimenti, va benissimo. E vi mostro innanzitutto già questi abbellimenti, così andiamo con calma. Qua potete fare quegli accordi, come ho detto prima, 4-2-1, insomma, che mi, sol, si, volendo no, io non lo applicate, insomma. Qua doppia acciaccatura, ta-ta-ta, anche qui, e qua questo mordente, quindi quello che abbiamo visto poco fa. Ripetetelo per ore e ore, memorizzatelo senza fretta. Il rigo successivo è identico, senza l'abbellimento all'inizio, perché è difficile agganciarlo, quindi ta-ta-ta, ta-ta, diventa complicato. Fatto questo, vediamo solo la parte conclusiva, che c'è solo una doppia acciaccatura praticamente all'inizio del rigo, sì. Questo. Chiaro questo? Sì, do diesis sì. Va bene, e ci siamo. Poi dopo la scala possiamo fare questo. Fare il re. Fa diesis 2, il 3 sul la, 5 sul re. Nella parte conclusiva. Quindi pa pa da pa. Ci siamo qui, e questa è l'altra acciaccatura, e ci siamo. Questa è praticamente la seconda versione. L'ultima versione, che è quella che possiamo, già questa va non bene, va benissimo così. L'ultima versione, che è quella non difficile ma difficilissima, insomma, la consiglio solo a chi praticamente suona già da molto tempo e ha voglia praticamente di spingersi praticamente oltre, insomma, su brani diciamo più impegnativi e dove c'è tantissimo impegno. Allora, la parte è questa che vi farò ascoltare ora. È tutta a quartine l'inizio, quindi diventa più complicata. E la troverete alla pagina 5, proprio l'ultima pagina, quindi l'ho messa da parte perché in effetti è difficilissima, quindi con calma. Praticamente la parte a quartine, chiaro che è molto molto difficile. Allora, poi fatta anche a velocità diventa ancora più difficile. Iniziamo già all'inizio. Inizio possiamo mettere i bassi anche nelle parti precedenti. I bassi fondamentali, col quarto dito sul re, due pulsazioni, 2 sul mi, il 4 davanti al re, il contrabbasso e il fa diesis, e poi proseguiamo con accordo accordo sul re. Chiaro? Ripetetelo per ore e ore questo, e poi lo applicate, insomma, a questa parte iniziale. Poi il resto, i bassi sono uguali, quindi la parte iniziale sarà così. Bassi, andiamo sul re lentamente, poi continuiamo con gli accordi. Ogni quattro note metteremo poi i bassi, però partiamo con la mano destra, andiamo dopo aver eseguito questo a quartine, quindi memorizziamo ora invece quattro note. Ci soffermeremo sulla prima nota del movimento successivo. Le prime quattro note, il 5 sul la, il pollice sul la, 3 sul re, 3 sul fa diesis e 5 sul la, quindi questo. Il pollice sul re, poi vado avanti, il 2 sul fa diesis, il pollice sul la, re fa diesis, poi la re fa diesis, la ora, pollice sul re, re fa diesis, la re, poi vado avanti, la fa diesis, re, qui sì, e 5 sul do diesis. Chiaro, mi sono soffermato praticamente, fatelo anche voi, su ogni prima nota, quindi ho iniziato da qui e la prima nota di questa successiva, proprio su questa, poi quest'altra successiva dalla prima nota, queste successive fino alla prima nota, successive, come se ogni volta che mi arrivo alla prima nota mi fermo, tutto qua, e memorizzate così le note. Una volta che avete fatto questo, poi dovete farla a tempo, ma anche lentissimo, così importante è che le fate tutte scandite e precise, quindi questo. (Susurra)
poi col metronomo, insomma, le metterete a tempo. Bene, col metronomo a 60, dall'inizio 1, 2, 3. E questa tutte a quartine pronunciando tavolino, tavolino, da questo tavolino, 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 andando avanti, tavolino ogni quartina dopo che l'avete memorizzata, non bene, benissimo. Andiamo avanti con questo rigo e qua facciamo prima in modo semplice, così il pollice sul si, quindi facciamo questo si, do, re, poi sol, la, si, poi mi, mi, fa naturale, fa diesis, fa diesis, fa diesis. Facciamo prima semplice, col metronomo a 60, 1, 2, che dita mettete, non è importante. Anzi, partiamo col 3, forse è più semplice, quindi si, do, diesis, re, sol, la, si, poi mi, mi, fa naturale, fa diesis, fa diesis, fa diesis. Così l'inizio sarà le stesse prime sei note che avete eseguito nella partitura, quella didattica, va bene? E dopo però dovete memorizzare solo queste note che cambiano. Fatelo per ore e ore. Dopo che avete fatto questo e memorizzato proprio queste note, dovete, vedete questi segnetti sotto, su ogni nota praticamente dovete eseguirlo quattro volte, ma non con lo stesso dito, insomma qui dovete alternare con 4, 3, 2, 1, quindi questo si, poi il 4 sul do diesis, il re, pollice sul sol, poi la, si, poi mi, ancora mi, fa naturale, fa diesis per due volte, un'altra volta, e poi invece lungo, l'ultima volta non è ribattuto, va bene, e col metronomo, 1, 2, 3, lento. E questa insomma è la parte, ripetetela per ore e ore ribattendo, va bene? E ci siamo. Bene, fatto questo possiamo andare avanti, insomma collegate queste due parti e ci siamo. Ora questo rigo è uguale al rigo primo in rigo, cambia solo qui, attenzione, questa è difficilissima perché dopo aver fatto questo abbiamo la doppia cercatura qua. Quindi questo si, do, diesis, si. Ora una scala cromatica inizia da si bemolle e finisce su la acuto, va bene? E quindi però l'ultima sono insomma quartine, quindi fa questo. Poi quartine. Ora sono quintine. Chiaro? Quindi col metronomo faccio a 60. 1, 2, 3. Va bene? Con questo 1, 2, 3. Va bene? E abbiamo fatto questa parte fino qui, questa scala. Poi fa il contrario. Una volta che è arrivato a la, la, ripete il la, insomma abbiamo concluso la. Ora dal sol diesis praticamente va fino praticamente al sì, sol diesis qua. Lo indichiamo, sol diesis, va fino a la naturale, quindi la così. E alla fine sempre una quintina, quindi la. Col metronomo 1, 2, 3, quindi la. Ancora questo, la. Va bene, ci siamo ora. Ovviamente così lenta è impegnativa, insomma, incastrarla, quindi tam ta 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 ta, la quintina fino a qua, ci siamo. È difficilissima questa, anche questa, collegatela. E poi l'ultima parte conclusiva, dopo aver fatto il la, facciamo questo, do 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 do, quindi questo, il re, e poi l'accordo fa diesis, la re, il re, insomma, quindi... O facciamo un 3-2-1. Va bene? E ci siamo. Questo tam ta ta ta, qua tutto quattro volte, tam ta 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 ta.
Questo è difficilissimo. Collegate il tutto, poi mettete dei bassi. Invece, la seconda volta saltate questa casella, è una cosa ancora più difficile. Invece di fare questo tan, ta 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 ta, dopo siamo arrivati a La, questo La, succede questo, quindi La. Subito riprende col do diesis La e fa una scala cromatica fino al Re, così. Chiaro? Quindi. Tutta la scala è così lentamente, quindi dall'aggancio di prima. Poi da sol diesis a la. E subito ora, insomma, dall'alla. E quindi ora ho fatto questa scala. Da la subito in levare il do diesis, tutta cromatica fino a qui. Ovviamente dovete conoscere benissimo la scala cromatica. Fatela per ore e ore fino a qua e poi ci siamo. La parte è questa, questa è la più difficile. Ovviamente sconsiglio, insomma, a chi non sa suonare, insomma, a chi non ha ancora affrontato la parte e la suona già da qualche anno, quella, insomma, più semplice che più semplice non è, già quella è molto molto impegnativa. Bene, se ci sarà un interesse massivo e condivisioni, ci saranno le lezioni successive, altrimenti sarà solo questa. Dipenderà solo da voi, insomma, i mi piace, le condivisioni faranno sì che, insomma, se l'interesse è massivo, proseguirò con le lezioni successive. Bene, per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone e alla prossima lezione. Ciao a tutti!